Direttamente dall'autodromo di San Martino al Lago, che si chiama in realtà Cremona Circuit, che tra i microfoni Matteo Torgard in compagnia del vostro Jag, che finalmente torna con i content live dal vivo per la Superbike, in questo caso appunto a Cremona, esatto. Di fianco a casa. Cosa siamo vogliamo di più? In un circuito che in realtà non si vede, però qua dietro abbiamo il rettino principale di partenza e d'arrivo, e qua dietro c'è il paddocchino di un circuito che, diciamolo, è all'esordio assoluto, mentre mi sono coperto con la mano. È l'esordio assoluto in Superbike, una gara di Superbike che sarà per outsider, perché non c'è Razgatioglu per Palmarès, manca anche Giovanni Tarrei, occasione per le Ducati, le altre BMW probabilmente, chissà, magari Alex Lowes che si risveglia. Esatto, ha iniziato bene, poi come sempre è andato giù, però quest'anno qualche altro l'ha mostrato, vediamo cosa succede. È un paddock, va detto, molto ergonomico, no? È tutto molto compatto, qua per esempio siamo nella zona delle gomme Pirelli, quindi dove fanno tutte le lavorazioni del caso. Il programma prevede tre gare. In questo momento abbiamo una gara alle 12.40 della femminile, la gara della Superbike alle 2 e alle 3.10 la Supersport. Ci stiamo avvicinando, esplorando un po' il paddock che si sta un attimo rivitalizzando. Siamo nel retropodio mentre i Linkin Park prima versione vanno in sottofondo. Esatto. Stiamo aspettando la gara femminile. Ma attenzione, questo è un altro circuito, però parliamo di cose che a noi ci interessano. Non sembra Cremona Circuit questo qua dietro. Potrebbe essere il Cremonino, lo potremmo chiamare così. Il Cremonino potrebbe essere. Basta che no. Non c'è il Cremonini. No, seriamente, insomma, lo guardiamo qua da dietro, c'è una meravigliosa pista da kart, sembra molto tecnica, a dire la verità, abbiamo fatto una breve camminata poco fa. Insomma, non so se possono fare le cose rental come facciamo noi di solito. Però mi intriga, secondo me è solo da venire con il proprio kart. Non fosse, potrebbe essere un preludio a un futuro video. Contenutino, dici? Un contenutino. È tornato anche Sasha. Nel frattempo, dopo il grande content della Formula E che è riuscito a recuperare, noi siamo i grandi fautori delle categorie inferiori, no? Quindi, sì. Gara 1 del mondiale femminile, che è all'esordio assoluto per quanto riguarda la Superbike e categorie propedeutiche. Esatto. Sappiamo che vinceranno una delle solite quattro. Sì. La domanda è, vedendo anche l'andazzo di ieri tra Carrasco, Herrera, Neila e Sanchez, chi potrebbe essere secondo te la principale favorita per questa gara che si preavvisa interessante? Comunque sicuramente all'Herrera, sicuramente, però occhio alla Sanchez, e abbiamo anche la nostra italiana, sì, la Roberta Porziani, infatti la volevo arrivare lì, che secondo me gara di casa potrebbe dire la sua. Già Misano ha fatto bene, puntiamo alle prime 5 posizioni forse con la Porziani, sì. Forse qualcosa di più? Sì. Vediamo, dai. Per scaramanzia non dico di più. Si parte tra poco. Peraltro, tra poco vi facciamo vedere anche la visuale, perché è una visuale incredibile. Incredibile. In un silizio irreale sta partendo la gara 1 del campionato mondiale femminile con le quattro favorite di qui sopra. Per la cronaca, la nostra visuale è questa, una visuale pazzesca che vede curva 1 e anche parte della zona 2 che dà nella parte opposta alla nostra postazione. La bandiera verde sta arrivando nel frattempo, tra poco partirà la gara 1 del mondiale femminile. Semaforo rosso, si sente il rombo dei motori da lontano. Ci siamo! Stiamo guardando la gara del mondiale femminile, la postazione l'avete vista, va detto che in realtà i posti non sono numerati, quindi potremmo anche in realtà sperimentare altre cose. Qui vediamo molto bene la percorrenza delle prime due curve, molto interessante, per una gara femminile che sembra apparentemente scontata con Anna Carrasco e Maria Herrera in prima e seconda posizione, ma no, attenzione terza, perché le altre due si sono ricongiunte, mancano 9 giri al termine. Quindi attenzione che potremmo avere una possibilità di una gara involata. Si stanno bastonando, la Carrasco sta un po' allungando, ma le altre si bastonano quando non c'è più sulla base. È interessante. Allora, la gara del campionato femminile al momento è sospesa per bandiera rossa, ci sono state delle cadute sostanzialmente intorno alla metà della corsa. Va capito nel frattempo se la gara verrà convalidata, ma non penso, perché non eravamo ai due terzi della competizione svolta, o se la riprendono con i giri che rimangono. Mancavano 6 giri alla fine, abbiamo visto 3 cadute in una competizione che vedeva al momento dello stop Anna Carrasco prima, Maria Herrera seconda e soprattutto Roberta Porziani terza, la nostra linea di punta per quanto riguarda il mondiale femminile. Andando alla gara 2 del mondiale femminile da sottopodio, e purtroppo la Roberta Ponzani si è giocata al podio un jolly terribile, terribile, per entrare su Sara Sanchez. Lì è purtroppo partito il davanti, si è salvata in qualche modo, dovrebbe tentare comunque a una top 10. Ci guardiamo gli ultimi giri per vedere chi vince. Ultimo giro a San Martino a
ci stanno i tre alla penultima curva, la Sanchez passa davanti con l'Herrera che non riesce a chiudere, adesso il cazzo riprova di nuovo, l'Herrera ce l'ha fatta di nuovo, incredibile, all'ultimo tiro all'esterno ce l'ha fatta l'Herrera, ha vinto l'Herrera, ha vinto Varela, la quarta, la decima, quattro, in due giri, incredibile. Ma che gara del mondiale femminile, che gara, incredibile, non io non gli davo un euro al mondiale femminile, è più bello di quello maschile, sono dei mostri. Allora, allora Maria Herrera ha vinto di forza, di cattiveria e di volontà. Sì, sì, no, hanno fatto tutti, la Sanchez ha fatto un garone incredibile, forse Carrasco sbagliato qualcosa, Carrasco ne aveva di più, ha preso il colpo lì su quella città, sì, quando sì, ha fatto perdere tempo lì, ha perso la concentrazione. Sasha è stato perché un buon profeta quando ha detto a un certo punto tre dalla fine, attenzione che la Sanchez la mette in culo alle altre due, sì, cioè, è a momenti quasi, a momenti ci riusciva, aveva avuto le palle alla fine di buttarsi dentro, l'ha fatto con una, uno stile incredibile. Adesso ci guardiamo il podio perché siamo letteralmente, ragazzi, qua, menzione alla Ponziani che se non finiva decima adesso stava gareggiando per il podio. Third place, Carrasco. In second place, Sara Sanchez. And your race winner, the championship leader, Maria Herrera. The presentations will be made by the president of the FIM. And let's begin, please, George, with the presentation to the race winner's trophy, extending her lead in the World Circuit Racing World Championship with another victory. Make some noise, Cremona, for your race one winner, Maria Herrera! Partenza della Superbike, gara 1 del sabato con una postazione nuova, lights out direi, sì, con la partenza in curva 1. Attenzione alla tonnara peraltro, mamma mia, oh, gli stiamo attendendo alla fine del primo passaggio, guardiamo come picchiano alla seconda tornata. Siamo al primo terzo della competizione, abbiamo una tripletta italiana davanti a tutti con Petrucci primo, Iannone secondo e Bulega terzo, ma tallonato da Alex Lowes, bene le onde ufficiali, sesta e settima, Locatelli quinto, in una gara, come dicevamo in apertura, che, qua coinvolgo voi amici belli, senza Razgatioglu da pronostici sicuramente più aperti. Quello chiaramente, poi Bautista, anche lui infortunato, diciamo che Bulega ci aspettavamo che distruggesse un po' tutto, ma alla fine, nonostante la punta, non ne avevo più. Sta a vedere che potrebbe essere prima vittoria in carriera per Iannone o Petrucci? No, posso dire che Bulega per pure a terra, quando abbiamo la tripletta italiana non ci possiamo lamentare, voglio no, dire, no, più no, di così. Però c'è Lowes che è molto attaccato a Bulega. Primi quattro di un certo livello. Non mi stancherò mai di far notare l'ironia della sorte del fatto che Rey, dopo anni che la Kawasaki non andava, se n'è andato e la Kawasaki improvvisamente va talmente tanto che non si riesce a stare al podio. Allora, siamo intorno a metà corsa, è successo un po' di tutto perché abbiamo avuto tre cadute importanti, i due gemelli Lowes che sono caduti a un giro di testa di quell'altro e anche Iannone che era uomo di testa, quindi in questo momento il podio dovrebbe recitare Petrucci, Bulega e Locatelli, che era quinto se non sbaglio fino a poco fa. Passano in questo momento, si sta andando via. Il terzo è effettivamente il terzo. L'autodromo intanto è deserto perché la gara è finita in anticipo, volevamo raccontarvi di un arrivo evidentemente in volata, comunque per quanto riguarda una presa diretta, invece no, bandiera rossa, gara che si interrompe a sei giri dal termine. Allora, è un'emozione un po' strozzata, nel senso che è stata una gara interessante per metà, purtroppo fermata per questa bandiera rossa di cui anche i telecronisti di Sky notizie certe non ne hanno.
abbiamo visto comunque qualcosa di storico nel suo piccolo, perché Danilo Petrucci di anni 36, se non mi ricordo male, ha vinto la prima gara in Superbike. A casa la gara. Peraltro, a Bulega e non un po' di italiano, perché mannaggia il cacchio, Locatelli ha perso 40.000 posizioni alla fine. Il terzo è Bautista, per la gioia del qui presente Sasha. La Ducati sul podio, vabbè, ma la Ducati sappiamo che comunque in Superbike e MotoGP va un minimo a regnarla da padrone, mettiamola così. A combinare il campionato. Cioè, sono di parte, io sono molto di anche parte. Anche io tifo la Ducati, sono contento di questa cosa. Ha detto però comunque che Petrucci, a essere onesto, se l'è comunque giocata alla stragrande. Che garone, vabbè, è stato un fenomeno. Che garone Petrucci, ma anche Bautista in rimonta arrivare terzo, complici le cadute però. È stato comunque importante Petrucci, perché ha avuto sempre un cagnaccio come Bulega, che comunque sta facendo un gran bel primo anno in Superbike, ha avuto poi un gran bel passo, no, nell'avere quei 2,3 secondi di vantaggio. Vittoria strameritata, sarà una festa sotto il podio che Bulega, noi non vedremo perché abbiamo restato la Madonna, diciamo. Bulega dava, però forse ha giocato anche la strategica, perché non essendoci troppo più importante un secondo che puntare un po' in rischiarti la caduta. La vera domanda è: in Supersport ci sarà ancora la bandiera rossa? E perché proprio sì? Perché esatto. Per la terza gara consecutiva cambiamo postazione, siamo sempre più in alto ma sempre al sole, per vedere l'ultima gara della prima giornata, cioè gara 1 della Supersport. 34 piloti pronti a darsi battaglia al Cremona Circuit in San Martino al Lago. I motori si accendono e si parte in questo momento. Arrivano in curva, occhio alla tonnara! Quanti sono, mamma mia! Vediamo se riusciamo a prendere qualcosa anche dall'altra parte, perché dalla nostra posizione vediamo anche l'ingresso in terza curva, altro punto di sorpasso. Eccoli qua in fondo che arrivano! Oh, pulitissimi! Pazzesco! E dopo un primo giro incredibilmente tutto liscio, i piloti si apprestano ad arrivare al primo passaggio lanciato, eccoli qua! Vicinanze di metà corsa, e i primi tre in questo caso sono quelli che ci si aspettava, con Huertas, Montella e Manzi in quest'ordine a giocarsi la vittoria e giocandosi anche un po' direttamente il campionato. Lo spagnolo è primo in classifica generale, anche primo in questa competizione. È una competizione in realtà abbastanza serrata, va detto, perché comunque i primi tre quattro sono tutti lì, c'è molto più equilibrio che in Superbike, probabilmente anche la uniformità di regolamento ha permesso un equilibrio tra varie case che hanno potenziali. Quello che manca sempre nelle categorie vicine, purtroppo lo diciamo sempre, però è anche quello che rende questa età. E anche negli altri gruppi c'è una bella tornata, c'è una bella battaglia, il distanziamento tra i gruppi è meno marcato, diciamo, quindi fare un errore nel gruppo davanti è è una bella gara. Intanto due o tre nella curva della morte lì, sempre la solita, hanno fatto filone anche qua. L'ultimo Valentin De Bis, che comunque è un uomo che giocava la top 10, quindi un uomo di classifica. Vedremo se adesso la spinterà Huerta, sede del campionato, se Montella avrà quel quid in più per provarci. Al momento sembra non avercelo, anzi con la moto nettamente inferiore perché corre su Yamaha. E attenzione a Cari Casulo con la MV Agusta che si sta avvicinando pian piano. La gara della Supersport sta per finire, siamo all'ultimo giro, stiamo attendendo l'arrivo del vincitore designato oramai di questa competizione, che è Adrián Huertas, pilota spagnolo, che infatti arriva qua e taglia il traguardo per primo. Ha dato veramente un distacco siderale a Stefano Manzi e a Yari Montella, che passa terzo. Per Huertas è una grande vittoria, lunga in testa al mondiale. Montella perde punti preziosi, vedremo come se la caverà in gara 2. Into the fan zone, this is the 2024 Moto FIM Superbike World Championship, World Supersport, race number one podium. Third place for the Barney Spark Racing Ducati team, Yari Montella. In second place for the Pentagon Racing Yamaha team, Stefano Manzi. We now invite Pamela Bedini, the head of the motorsport division here at the Cremona Circuit. Winner of the 25 points goes to Yari Montella.
Pinerolo will also present the team award. We welcome onto the podium a representative to earn your respect for the national anthem of the winning rider, the national anthem of Spain. Della marcia reale che ha suonato in realtà in ha suonato in due categorie su tre. Andiamo a fare un po' di conclusione per questo, diciamo, vlog che dura per una volta soltanto in una giornata. Giusto. Allora, un'esperienza diversa, nel senso che è stato un approccio silenzioso, no? C'era molta concentrazione anche in tribuna per quanto riguarda, diciamo, le gare. Ma quei coni da stadio classici. Tipo Misano, no? Che esatto. C'è una cultura un po' diversa. Però devo dire, tutto molto fruibile, tutto molto a portata di mano, senza particolari fronzoli, no? Classico ambiente. Esatto. Da superbike di quartiere, diciamo. Tutto molto spartano. C'è stata la possibilità, diciamo, di incrociare qualche pilota in giro per il paddock. Tra una gara e l'altra mi è capitato di vedere Maria Herrera, poco fa Stefano Manzi, insomma, piloti che insomma. Ma altri li abbiamo visti di passaggio, di sfuggita per venire sul podio. Comunque, insomma, sono in mezzo. No? Tanta roba. Sì, no? Onestamente, io Cremona la ripeterei come esperienza, al netto che siamo molto vicini a casa, perché San Martino al Lago da Parma dura praticamente 50 minuti, quindi si può fare tranquillamente in giornata. Speriamo venga confermata anche nel mondiale Superbike, perché abbiamo visto delle belle gare. L'ultima da Supersport dominata, bella, però pista, insomma. Secondo me è abbastanza tecnica con quella curva, non lo so cos'è la Sofflot, cos'è adesso, bisognerebbe fare i conti, dove si è stesa letteralmente metà della gente, quindi quella curva deve avere sicuramente qualcosa di particolare. Sarebbe bello appunto rivederla e saperne di più e vedere come evolvono i team e i piloti. Il prossimo anno in relazione esatto a questa gara. Speriamo veramente sia un'esperienza da ripetere. Intanto per questo video è tutto, ci sentiamo sempre presto con i prossimi appuntamenti tra Racing Podcast, serie gameplay che arriveranno sul baseball e tanti altri contenuti in generale tema motorsport e anche go-kart. Il saluto da parte di Meteo Torgard e di Jag.